378 delle panchine, se non sbaglio, in Serie A alle spalle, e questo riconoscimento che è così inaspettato. Buonasera a tutti. Devo dire che il calcio veramente offre emozioni continue, no? Da un weekend dove all'ultimo secondo hai buttato via 2 punti, poco prima ti prendi un vai a quel paese, sì. E ci sta anche quello, è un'emozione anche quella. E quello, quel weekend, parafrasando uno spettacolo dell'ultimo tempo, arriva una bella sorpresa. Quindi vuol dire che c'è sempre tempo per ottenere dei buoni riconoscimenti, per togliersi delle soddisfazioni. Quindi questo è molto importante per me. Va a premiare non chiaramente solo il lavoro mio, ma il lavoro innanzitutto di chi mi ha scelto, di chi mi ha portato qua. Quindi ringrazio società, presidente, direttore e tutti quanti. Ringrazio i miei collaboratori che mi sono sempre vicini, anche sia nei momenti belli che in quelli meno belli. E poi il pubblico che con il suo affetto e la sua gratitudine mi ha consegnato questo. Quindi grazie mille e mi auguro che possiamo ritrovarci a fine stagione e magari mi piacerebbe di candidarmi anche per l'anno prossimo. E questo! Sono 30 anni di centro di coordinamento, ma sono 30 anni pieni di vitalità, perché sono stati tanti club che si sono avvicendati, ci sono i club veterani, ci sono club che si sono fin dalla nascita del centro di coordinamento e altri comunque che ne hanno fatto, come il Pharma Club Farnese, che è 25 anni che è presente nel centro di coordinamento di Pharma Club, di attività continuativa. Ricordo quando ci fu un'inaugurazione, ero un po' più giovane, ma avevo presentato quell'inaugurazione, la rappresenta di Arrigo Sacchi. A parte questo ricordo personale, Angelo è un centro di coordinamento vivo e vitale anche in questo scorso di stagione, 4 nuovi club, di cui 2 al di fuori dei confini provinciali, anche questo credo che sia un motivo di grande soddisfazione. Sì, quest'anno, non più tardi, l'ultimo, proprio un mese fa, sono nati 4 club che per il coordinamento vuol dire tanto, vuol dire insomma che la gente è vicina a noi, ma ancora di più vicina alla squadra, la gente che crede in questa squadra, vuole bene a questa squadra e ama questa squadra, proprio da lì quello che partono le iniziative per fondare dei nuovi Pharma Club. Quest'anno, come dicevo, sono 4 e sono il Pharma Club Val d'Anio, Pharma Club Cinghiale Giallo Blu di Legnano, Provincia di Milano, un altro Pharma Club fuori dalla provincia, Toscana Crociata, Firenze, e l'altro un Pharma Club, il Pharma Club che diciamo nella storia del farmacalcio è veramente il più vecchio di tutti. Cioè, prima di questo non c'era nessuno, era, come dire, si era un attimino allentato, poi ultimamente ha ripreso la vitalità ed è il Pharma Club di Danese. Se non sbaglio la fondazione del 1973, per cui allora non esisteva ancora il coordinamento, non esisteva praticamente quasi niente, come dicevo, forse uno dei più vecchi, ma veramente più vecchio dei club, il più vecchio, il primo fondato a Parma, e quest'anno riparte ancora con tutte le buone intenzioni, perché comunque anche formato da giovani, sappiamo che dove ci sono i giovani c'è vitalità, ed è quello che anche noi chiediamo come centro di coordinamento a tutti i tifosi e alla gente che è vicina al Parma. Grazie per adesso, poi ci vediamo durante la serata.